Il Tiger, il carro armato Tigre, ha terrorizzato gli alleati più di ogni altro corazzato usato dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, con una blindatura quasi impenetrabile e un cannone da 88 mm estremamente preciso. Uccise due uomini del mio equipaggio e io venni letteralmente sbalzato fuori. Pur trovandosi quasi sempre in minoranza numerica, gli equipaggi dei Tigre si dimostrano ben addestrati e molto coraggiosi. Sono l'elite delle truppe corazzate tedesche. Era straordinario stare in un Tigre ed era ovvio che ci sentissimo superiori. Grazie a filmati storici e ricostruzioni a colori, vi mostreremo uno dei migliori veicoli corazzati della storia. Il Tigre. Nel 1916 è l'esercito britannico a introdurre per primo i carri armati sul campo di battaglia. All'epoca la Germania non mostra un grande interesse per quel mezzo rivoluzionario. Tuttavia, dopo la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale, numerosi ufficiali tedeschi ritengono che il carro armato diverrà indispensabile per la rinascita della Germania. Il Trattato di Versailles proibisce la produzione bellica nella Germania sconfitta. Negli anni 20 e 30, quindi, i primissimi progetti di carri armati devono essere portati avanti in segreto. Con la conquista del potere da parte di Hitler e dei nazisti, però, viene abbandonata ogni pretesa di segretezza. La Germania trasforma così l'esercito in una micidiale macchina da guerra che conquisterà quasi l'intero continente europeo. Grandi formazioni corazzate, note come Panzerdivisionen, diverranno la sua principale forza d'attacco. Il generale Heinz Guderian, uno dei più importanti strateghi dell'esercito tedesco, fonda le Panzerdivisionen. Le sue idee sullo sviluppo e l'uso dei carri armati nella guerra moderna gli fanno guadagnare l'appellativo di padre dei Panzer. Heinz Guderian studiò i mezzi corazzati tra le due guerre mondiali e fu in grado di condensare idee piuttosto nebulose in una dottrina formale. Gli eserciti operano basandosi su dottrine. E Guderian è il fondatore della dottrina della moderna guerra corazzata. In quel periodo l'indiscusso fautore dei principi della motorizzazione è il generale inglese John Fuller, pioniere del carro armato. Fuller è un genio eccentrico, le cui idee sui mezzi corazzati e la motorizzazione gli fanno guadagnare un'ottima fama nel mondo, in particolare in Germania. Il modello di mio padre era Fuller. Esaminò anche le idee di altre persone in merito ai carri armati. Già negli anni 20, però, gli inglesi avevano una brigata corazzata, sulla quale basammo poi le nostre Panzerdivisionen. È chiaro che gli inglesi erano il suo modello. Curiosamente, le idee del generale Fuller non sono adottate dagli inglesi, né dai francesi, né dagli americani, poiché credevano tutti nella superiorità di fanteria e artiglieria sui mezzi corazzati. Il generale Guderian comprende tuttavia l'enorme potenziale delle divisioni corazzate negli eventuali conflitti futuri. Comprende che i carri armati possono fornire una mobilità cruciale durante gli attacchi. Sviluppò l'uso dei carri armati come armi fondamentali per le divisioni, al contrario dei francesi, che smistavano i carri armati in più divisioni, invece di concentrarli in un unico punto chiave. Noi sfruttammo con successo in guerra questo concetto di concentrazione delle Panzerdivisionen in un solo punto chiave. Le Panzerdivisionen di Hitler vengono messe alla prova nel 1939, quando conducono l'invasione tedesca della Polonia. La resistenza del nemico crolla definitivamente nel giro di 6 settimane. L'anno seguente i tedeschi si rivolgono a Occidente per attaccare Inghilterra e Francia. L'eccellente tattica consente ai Panzer di penetrare nelle linee nemiche con una facilità mai vista, nonostante gli alleati abbiano più carri armati.
Nel giugno 1941 Hitler scatena di nuovo i Panzer, stavolta contro l'Unione Sovietica. Nel giro di alcune settimane l'Armata Rossa viene ricacciata alle porte di Mosca. Le vittoriose Panzerdivisionen sembrano indistruttibili. Ritengono i propri carri armati superiori a qualunque cosa il nemico possa produrre. Nell'autunno del 1941, però, i tedeschi vengono colti di sorpresa dal nuovo carro armato sviluppato dai russi. Costruito in gran segreto, il T-34 ha più potenza di fuoco e prestazioni migliori dei Panzer. Il T-34 comparve all'improvviso e fu una terribile sorpresa per noi, poiché ne ignoravamo completamente l'esistenza. Il T-34 si dimostrò un valido avversario su tutto il fronte orientale e ci diede non pochi problemi. La prima apparizione del T-34 non soltanto infligge gravi perdite tra i carri armati tedeschi, ma sconvolge il comando supremo. Ci si rende conto che se il T-34 verrà prodotto su vasta scala, la sconfitta non sarà affatto improbabile. Hitler è furibondo per questo imprevisto. Ordina ai propri ingegneri di costruire un mezzo più grande e migliore che elimini lo squilibrio tra le forze in campo. Hitler si impegna personalmente nel deciderne le caratteristiche, che includono un cannone ad alta velocità, una corazza spessa e una velocità massima di oltre 48 km orari. I primi prototipi del nuovo carro armato, chiamato Panzer Mark VI, vengono costruiti rapidamente da consolidate aziende tedesche, Mann, Daimler-Benz, Henschel e Porsche. Nel 1942 restano in gioco solo due candidate, Porsche e Henschel. Entrambe le aziende effettuano una dimostrazione dei loro veicoli il giorno del compleanno di Hitler, il 20 aprile. Il dottor Ferdinand Porsche è un amico intimo del Führer, perciò restano entrambi delusi nello scoprire che il progetto di Henschel è decisamente migliore. Tra le caratteristiche basilari di un carro armato, potenza di fuoco, blindatura e mobilità, i progettisti tedeschi preferiscono la potenza di fuoco. In risposta alle direttive di Hitler, Henschel sceglie una torretta con un cannone da 88 mm, progettato dal gruppo Krupp, produttore tedesco di acciaio. Due mesi dopo, il nuovo carro armato è finalmente pronto per il collaudo in battaglia. In omaggio alle sue straordinarie prestazioni, viene chiamato Der Tiger, la tigre. Con le sue 56 tonnellate, il Tiger è di quasi 20 tonnellate più pesante del suo avversario diretto. Nonostante quella mole, deve anche potersi spostare su terreni accidentati e superare gli ostacoli meglio di qualsiasi carro armato nemico. Adolf Hitler era innamorato del Tigre. Era grande, potente e adeguato all'ideale nazista del superuomo. Il veicolo incarnò anche l'idea di grandezza e di forza, l'idea che i tedeschi avevano del loro esercito. Verso la fine del 1942, le unità in prima linea ricevono quella nuova straordinaria arma, equipaggiata con il più letale cannone mai visto prima su un carro armato, l'88 mm. Non passa molto tempo prima che il Tigre si dimostri il carro armato vincente tanto desiderato da Hitler. Gli incredibili trionfi dell'esercito tedesco nei primi tre anni di guerra consacrano le Panzerdivisionen come le migliori truppe d'assalto di Hitler. La risolutezza, l'astuzia e il sangue freddo delle Panzerdivisionen assicurano una rapida vittoria sul campo di battaglia. Generali come Erwin Rommel e Heinz Guderian divengono figure leggendarie. Chi guida un Panzer, insieme a chi guida un caccia, è considerato il nuovo eroe tedesco con la sua elegante uniforme nera e il distintivo a forma di teschio. Alfred Rubel è ansioso di arruolarsi nelle Panzerdivisionen quando scoppia la guerra nel 1939.
Le Panzerdivisionen erano considerate truppe scelte e ciò era evidente dalle nostre uniformi nere. Ne eravamo molto fieri, dopotutto eravamo nel fiore degli anni. Quando il Tigre viene usato per la prima volta nel 1942, vengono selezionati i migliori equipaggi. Sono l'élite tra l'élite. Per il Tigre venivano reclutati uomini scelti esclusivamente tra i soldati che avevano già prestato servizio in altre unità corazzate durante la guerra. Il nostro addestramento iniziava con la teoria in aula, seguita poco dopo dalla pratica nella macchina vera. Gli istruttori illustrano la complessa tecnologia del Tigre, servendosi di opuscoli sulla cura e manutenzione che ogni soldato deve eseguire sulla macchina. I 5 uomini dell'equipaggio si esercitano insieme, familiarizzando con il carro armato, finché non comprendono ogni singolo aspetto di questa nuova arma. Apprezzano in particolare la maggiore protezione che il Tigre offre all'equipaggio. Con circa 10 cm di corazza frontale e circa 8 cm laterali e posteriori, è il carro armato più blindato mai visto prima. La mia impressione. Ero deluso. Era un dinosauro, non il veicolo elegante che avevo immaginato. Credevo fosse come il T-34. Tuttavia, quando imparai a conoscere e impiegare la sua potenza, capii che sarebbe stato il miglior carro armato per l'intera durata della guerra. I progettisti tedeschi sono alla continua ricerca di un cannone più grande e migliore, in grado di distruggere qualunque carro armato nemico. Il cannone da 88 mm era superiore a tutti gli altri dell'epoca. E così era anche la tecnologia che permetteva di puntare il cannone con un meccanismo di rotazione della torretta. L'artigliere stava con un piede su 2 affusti. Se spingeva il piede in avanti, la torretta girava a destra. Se lo spingeva indietro, la torretta girava a sinistra. Durante l'addestramento, artiglieri e caricatori sono cronometrati da un contasecondi. Superano la prova solo se compiono la manovra in un tempo determinato. Gli equipaggi migliori vengono addestrati persino da istruttori della Luftwaffe, esperti di cannoni da 88 mm. Il radiofonista siede accanto al pilota e governa la mitragliatrice anteriore, posizionata sul lato destro della piastra metallica di protezione. Le mitragliatrici erano usate prima di tutto per respingere la fanteria nemica e i cannoni anticarro che stavano troppo vicini. Non permettevano al nemico di avvicinarsi. Chi guida un Tigre viene selezionato con la massima attenzione. Per guidare una cosa simile serve un certo grado di ambizione, di conoscenze tecniche e naturalmente di intelligenza. Alcuni si sentivano spaventati e claustrofobici all'interno del carro armato, perciò non erano adatti. Chi guida deve restare sempre calmo, con un effetto positivo sul resto dell'equipaggio. Il Tigre ha 8 marce in avanti e 4 indietro, ma a causa del suo enorme peso non è facile da manovrare. Per questo motivo Henschel progetta il servosterzo. Per la prima volta inoltre viene usato un volante al posto delle leve per guidare un carro armato. Col servosterzo era possibile in pratica pilotare il Tigre con un dito. Anche la leva semiautomatica del cambio era migliore di quelle degli altri carri armati che avevamo avuto. Il ruolo del pesante Tigre è all'inizio quello di ariete delle Panzerdivisionen, aprire una breccia nelle linee nemiche. Una Panzerdivision, chiave della strategia tedesca, di solito è costituita da un reggimento di Panzer per un totale di circa 200 carri. Ogni divisione ha 2 reggimenti di granatieri, fanteria altamente preparata di supporto ai carri armati. In aggiunta ci sono artiglieria, genieri, cannoni antiaereo e numerose truppe di appoggio. Il numero totale di uomini varia dai 10 ai 15.000 a seconda della campagna. I carri Tigre sono raggruppati di solito in compagnie pesanti e vengono assegnati alle divisioni.
Ogni compagnia di carri era composta da 14 tigre, oltre ai veicoli per gli addetti alla manutenzione, per la logistica, le scorte di carburante, le munizioni, per il cibo e così via. Il carburante è vitale per i carri armati. Il Tigre consuma quasi 10 litri di combustibile per poco più di 1,5 km, perciò i mezzi di rifornimento non devono mai essere distanti. Il Tigre era una meraviglia dell'ingegneria. Il suo punto debole non era il serbatoio, bensì tutto ciò che l'accompagnava. Il carro munizioni, la cisterna di rifornimento. Senza di loro il carro era inutile. Le unità Tigre spesso includono carri armati leggeri e medi come il Mark III e IV. Questi carri devono eseguire numerosi compiti per i quali i Tigre non sono adatti, ad esempio lavori di ricognizione e scorta. In tale maniera il Tigre è libero di fare ciò che sa fare meglio, distruggere il nemico a lungo raggio. Con il suo equipaggio altamente addestrato, il Tigre diviene presto una leggenda. Le sue dimensioni e il suo aspetto, insieme al suo cannone potente e preciso, stanno per renderlo un vero vincitore. I primi carri Tigre, con i loro equipaggi ben addestrati, fanno la loro apparizione in guerra sul fronte russo nel tardo 1942. Le Panzerdivisionen trovano in Russia il terreno ideale per i carri armati. Tuttavia, l'esigenza di manovrare ampie formazioni lungo le grandi distanze della pianura russa, la steppa, implica talvolta che gli equipaggi restino confinati nei carri per lunghi periodi, persino giorni. Il nostro carro armato non era solamente un'arma da combattimento o un mezzo di trasporto. Era la nostra casa e di conseguenza gli veniva riservata ogni cura e manutenzione necessaria. Gli equipaggi dei Tigre beneficiano dell'interno molto spazioso del mezzo. Erano soprattutto il guidatore e il radiofonista ad avere molto spazio dentro il Tigre. I sedili erano comodi e potevo allungarmi per dormire. Il guidatore poteva fare la stessa cosa. Gli altri carri armati non reggevano il paragone. Quando sono in azione, i Tigre hanno il vantaggio di poter affrontare e distruggere carri armati nemici come il T-34 da enormi distanze. Riuscivamo a colpire i bersagli a una distanza prima di allora solo sognata. Il comandante del carro armato individuava il bersaglio e il puntatore decideva quando aprire il fuoco. Solo i cattivi comandanti interferivano nella decisione del puntatore di fare fuoco. Uno scontro con i Tigre è una prospettiva sconfortante per gli equipaggi russi dei T-34. Sentivamo come un brivido quando incontravamo un Tigre. Non solo perché era potente, ma anche perché eravamo giovani e quel carro ci spaventava. Era più potente del T-34. I nostri cannoni da 76 mm sparavano solo fino a 500 metri, mentre un Tigre arrivava fino a un chilometro senza sbagliare mira. Perciò era molto dura per noi. Anche se un T-34 riesce ad avvicinarsi abbastanza, la corazzatura del Tigre si dimostra molto efficace. Nella mia prima battaglia dentro un Tigre, rimanemmo scoperti nella steppa russa e ricevemmo numerosi colpi, ma nessun danno. Allora crebbe in me un tale senso di sicurezza da farmi pensare: con questo veicolo non potrà mai succedermi nulla. Ci sentivamo molto sicuri nel nostro carro, anche se non era certo un'assicurazione sulla vita. Rimasi ferito diverse volte nonostante il Tigre, ma gli attacchi erano molto più sopportabili. Alcuni carri armati furono colpiti 30 volte dai russi, eppure erano ancora efficienti. Durante una battaglia di 6 ore, un Tigre viene colpito 227 volte.
Nonostante abbia i cingoli e la trasmissione danneggiati, riesce ad avanzare ancora per oltre 60 chilometri attraverso i campi. I Tigre cooperano con la fanteria e l'artiglieria e ogni elemento aiuta l'altro. I granatieri, squadre e di mitraglieri sono disposti lungo i fianchi fino a 45 metri di distanza dal carro in caso di attacchi da parte della fanteria nemica. I comandanti dei Tigre hanno ottime comunicazioni radio con i propri equipaggi. So per esperienza diretta che non bisognava mai guardare fuori con le cuffie su entrambe le orecchie, ma ci si teneva sempre un orecchio libero. Se non si ascoltava cosa stava accadendo fuori, allora si restava esposti agli attacchi nemici senza poter reagire adeguatamente. Per il comandante era fondamentale avere una visione d'insieme del campo di battaglia. Il comandante si concentra nella ricerca degli obiettivi tenendo il portello sempre aperto. Dovevo tenere la testa fuori dalla torretta per osservare ogni cosa. Se un cannone anticarro stava sparando, era possibile in quel modo capire cosa stava succedendo. Se invece il portello restava chiuso, avevi una percezione molto limitata. Ha un vero asso, Otto Carius. Lo vediamo qui insignito della Croce al Valore e attribuita la distruzione di oltre 100 carri armati nemici. Una tattica pericolosa, eppure essenziale per un comandante, è compiere una ricognizione a piedi. Stando direttamente a terra, può farsi un'idea più realistica di dove posizionare il pesante Tigre. In una situazione simile, mentre osserva i carri armati nemici da una trincea di granatieri, Carius è colto di sorpresa da un attacco della fanteria nemica. Il fuoco russo era terribile. Fui ferito a una coscia, quindi non riuscii a tornare indietro attraverso la trincea. Carius invia il proprio attendente a chiedere aiuto, mentre la fanteria russa raggiunge la trincea dove si trova anche lui. Un proiettile mi colpì al braccio, un altro alla schiena. Sentivo arrivare i miei carri armati. L'ufficiale russo era nervoso. Aveva visto tutte le mie decorazioni e anche le mappe che avevo. Perciò voleva prendermi vivo. Poi capì che era troppo tardi. Così mi sparò di nuovo, stavolta nel collo. E finalmente arrivarono i miei. Nonostante le gravi ferite riportate, ben 5, Carius si riprende e torna al fronte appena 9 mesi dopo. Le SS Panzerdivisionen sono dotate anch'esse di carri armati Tigre. Nonostante non siano parte effettiva dell'esercito, le Waffen-SS sono corpi d'élite istruiti nella dottrina nazista. I reggimenti corazzati delle SS sono tra i più temuti di tutto l'esercito tedesco a causa della loro reputazione di coraggio misto a brutalità. Nel giugno 1944, due SS Panzerdivisionen, munite di carri Tigre e già temprate dalla guerra, sono inviate dalla Russia alla Francia, dove si è aperto un secondo fronte. La loro missione: distruggere le forze anglo-americane in Normandia. Nel giugno 1944, due Panzerdivisionen, dotate di possenti Tigre, sono mandate in Normandia. Per mesi i tedeschi hanno atteso un'invasione della Francia da parte degli alleati, senza però sapere dove e quando sarebbe avvenuta. Il feldmaresciallo Erwin Rommel, comandante delle forze anti-invasione, rafforza le difese costiere, ma l'uso delle Panzerdivisionen dotate di Tigre è argomento di contesa all'interno del Comando Supremo. Il feldmaresciallo von Rundstedt, comandante supremo a Occidente, fissa con chiarezza il ruolo delle Panzerdivisionen nella difesa della Francia. La maggior parte del reparto deve restare lontana dalla costa per chiudere eventuali varchi nello schieramento difensivo. Rommel la pensa diversamente, però.
Ritiene che i panzer vadano posti il più vicino possibile alla spiaggia, così che lo sbarco alleato possa essere respinto immediatamente. Hitler interviene nella discussione e si riserva il diritto di schierare i panzer. Disgraziatamente per Rommel, i panzer non vengono impiegati per respingere lo sbarco nemico. Hitler non è reperibile per dare l'ordine di usarli. Quando le Panzer Division riescono ad arrivare, è ormai troppo tardi. La testa di ponte alleata è già costituita. Le due SS Panzer Division, trasferite dal fronte russo, entrano comunque in azione, schierando immediatamente i carri armati Tigre contro gli alleati. Fu un'esperienza terribile per coloro che vi combatterono, perché erano in grado di abbattere i nostri carri armati a quasi un chilometro di distanza, mentre noi non arrivavamo neppure a 200 metri. La forza distruttiva dei Tigre diviene leggendaria sui campi di battaglia e i soldati alleati coniano l'espressione Tigerfobia. Il generale Montgomery censura i rapporti inglesi dal fronte che riferiscono della prodezza dei Tigre, poiché minano il morale dei soldati. È ironico, ma a dispetto dell'idea da parte degli alleati che le SS Panzer abbiano messo in campo centinaia di Tigre, in realtà solo 90 hanno combattuto veramente in Normandia. Il danno inflitto agli alleati conferma però la reputazione dei Tigre. L'impresa più clamorosa compiuta da un'unità di Tigre in Normandia ha luogo il 13 giugno 1944, 7 giorni dopo il D-Day. Quella mattina diversi carri armati inglesi escono dalla città francese di Villers-Bocage. La strada lunga e stretta li costringe ad avanzare in fila indiana, con i veicoli degli ufficiali al centro. Gli inglesi ignorano che 5 Tigre, sotto il comando del tenente dell'SS Michael Wittmann, sono nascosti nelle vicinanze. Wittmann è un vero asso del Tigre, che ha distrutto 117 carri armati nemici in Russia, guadagnandosi una medaglia. Dopo aver dislocato gli altri carri in vari punti strategici, il Tigre di Wittmann entra in città. Coglie gli inglesi di sorpresa e distrugge 3 carri. Poi si posiziona in modo da poter attaccare la colonna nemica alle spalle. Allora dal fumo comparve quell'enorme carro armato. Mosse appena il cannone e sparò. Ci fu uno schianto. E il proiettile perforò la parte anteriore del carro e mi passò tra le gambe. Sentii bruciare a entrambi i lati. Mi passò senz'altro tra le gambe per colpire il motore. Infatti, si alzò una lingua di fuoco da entrambi i lati del carro armato. Allora gridai tutti fuori. Nel giro di 2 minuti, il carro armato di Wittmann lascia sulla strada ben 13 veicoli inglesi in fiamme. Il Tigre si dirige minaccioso verso il carro comandato dal capitano Pat Dias. Sparai a un Tigre a meno di 100 metri, e il proiettile semplicemente rimbalzò, il che fu sconfortante. Dias riesce a fare retromarcia con il carro armato fino a un prato. Mentre Wittmann gli passa accanto, decide di tendergli un'imboscata alle spalle, ma prima di poter sparare, il Tigre si gira. Eravamo faccia a faccia e non fu un bel momento. Sparai 2 volte. E come prima i colpi rimbalzarono. Poi lui sparò 1 volta. Il colpo non rimbalzò, anzi, uccise 2 uomini del mio equipaggio. E mi sbalzò letteralmente fuori. Altri 8 Tigre arrivano di rinforzo a Wittmann e la battaglia infuria. Il suo Tigre viene infine messo fuori uso, ma lui riesce a salvarsi lasciando la città di Villers-Bocage, un cumulo di macerie. Pur avendo perso 4 Tigre, Wittmann ha distrutto 47 veicoli alleati e causato 257 vittime. L'eroico tentativo di fermare il Tigre di Wittmann lascia Pat Dias ferito e quasi cieco.
Per fortuna, il medico che lo cura nel posto di pronto soccorso è un oculista. Mi mise un grosso magnete sopra gli occhi e brr, brr, vennero fuori tutte le schegge di acciaio. Il dottore disse che se fossero rimaste dentro per altre 24 ore sarei stato cieco a vita. Lo scontro di Villers-Bocage dimostra quanto possa essere letale un carro armato Tigre con un buon comandante, disparità schiaccianti a parte, nei combattimenti ravvicinati. Lo stesso Wittmann, non potevo che ammirarlo. Era tenace, coraggioso e implacabile. L'esempio giusto di comandante tedesco di carro armato. 8 settimane dopo Villers-Bocage, Michael Wittmann rimane ucciso durante un'imboscata da parte di carri inglesi. Nonostante il D-Day sia inizialmente un successo, la strenua resistenza dei tedeschi blocca l'avanzata degli alleati. Il Tigre si dimostra molto efficace per la difesa. Il suo cannone a lungo raggio e la spessa armatura non lasciano scampo. Il Tigre andava evitato e basta, perché contro di esso non si poteva un bel niente. Si era del tutto impotenti, era un incubo. Quando il combattimento peggiorava, ci si ritrovava davanti un tigre. Allora si comunicava alla radio che c'era un tigre, poi si davano i riferimenti sulla mappa. La RAF arrivava il più in fretta possibile con i Typhoon e lo bombardava. Il 18 luglio 1944 viene lanciata l'operazione Goodwood, la prima fase della controffensiva alleata in Normandia. Il piano è di aprire un varco grazie ai bombardieri pesanti per consentire a divisioni corazzate alleate di proseguire l'avanzata. 1500 bombardieri della Royal Air Force effettuano il raid aereo più violento mai visto contro postazioni corazzate tedesche. Il tenente Richard von Rosen attende in un Tigre con il suo equipaggio quando sente avvicinarsi i ricognitori della RAF. Volavano sopra di noi lanciando razzi. Allora capii che sarebbe stata dura. In quel momento non potevo neppure immaginare, però, cosa sarebbe davvero successo. C'era un altro carro armato, a pochi metri da me, che stava bruciando. Un incendio terribile. Era stato aperto come una scatola di sardine, colpito in pieno. Stavamo perdendo coraggio. Non avevamo mai visto nulla del genere. Provate a pensare a come potevamo sentirci in quel carro armato durante un bombardamento a tappeto di 2 ore e mezza. Era come stare all'inferno. Per la fine di agosto cessa ogni resistenza tedesca in Normandia. La settima armata tedesca ha perso 25.000 uomini e migliaia di tonnellate di materiale. Nonostante i suoi successi, il Tigre non ha potuto dare il meglio di sé sul terreno della Normandia. I Tigre probabilmente fecero la differenza sul fronte orientale, dove trovarono condizioni ambientali più adatte, un terreno in generale più favorevole ai carri armati. Al contrario, quando combatterono in aree circoscritte, come le città e altri luoghi dell'Europa occidentale, dove lo spazio è limitato e la visibilità non supera i 2 chilometri, persero gran parte della loro efficacia. Non avevano lo stesso vantaggio avuto in Russia. Nonostante il Reich stia ormai crollando, Adolf Hitler insegue ancora il sogno di un carro armato più grande e più forte. Anche in questa fase avanzata della guerra, il Terzo Reich trova le risorse per produrre l'ancora più potente König Tigre. Hitler vuole usare questo carro armato speciale per un'audace e rischiosa scommessa, nel tentativo di rovesciare gli eventi.
Alla fine del 1944 le armate tedesche sono in ritirata da tutti i fronti. Hitler è tuttavia convinto che il nuovo Königstiger possa dare alle Panzerdivisionen il vantaggio necessario a vincere. 5 anni di guerra hanno già comportato per i suoi Panzer enormi perdite di materiale che persino l'efficiente industria bellica tedesca fatica a colmare. Con l'entrata nel conflitto di Stati Uniti e Unione Sovietica, la produzione tedesca di carri armati non riesce più a essere competitiva. Gli americani da soli producono 4 volte il numero di carri armati fatti in Germania, mentre l'Unione Sovietica produce più di 40.000 T-34 nel corso del conflitto. Hitler è ossessionato dai carri armati super pesanti. Ritiene che avere armi superiori sia la via per la vittoria. Sono però molto costosi. Un carro Tiger richiede 300.000 ore di lavoro e una spesa di 800.000 Reichmark, la stessa di 3 caccia. Per supplire alla carenza di manodopera, i nazisti rimpinguano le fabbriche con il lavoro forzato. Ciò finisce però per ostacolare la produzione tedesca di massa, poiché ci vuole molto più tempo per costruire i sofisticati Tiger con tanta manodopera inesperta. Gli Sherman americani e i T-34 russi sono invece molto più facili da produrre, anche per operai non specializzati. Il nuovo Super Tigre, il Königstiger, è introdotto in battaglia alla fine del 1944 con le sue 70 tonnellate e il più grande carro armato impiegato nella Seconda Guerra Mondiale. Il suo cannone, molto lungo, sembra in grado di poter colpire qualsiasi carro armato senza alcun problema. Rickan von Rosen, comandante di Panzer, sta ispezionando il suo gruppo di Königstiger. Il Königstiger aveva una forma simile al T-34, con la corazzatura inclinata, al contrario del Tiger 1, che aveva la linea squadrata. Sul fronte occidentale non avevamo problemi con nessun carro armato nemico, né con gli Sherman, né con la loro versione più potente, i Firefly, che avevano un cannone più grande. Niente poteva scalfirci. La controffensiva delle Ardenne inizia il 16 dicembre 1944. È una delle battaglie che vede l'uso più massiccio del Super Tigre. Hitler ordina che 10 Panzerdivisionen e 14 divisioni di fanteria si aprano un varco nella foresta belga delle Ardenne e si impossessino del porto di Antwerp per tagliare agli alleati i rifornimenti per le loro truppe a nord. Un battaglione di Königstiger apre la strada alla SS durante l'avanzata. Sfruttando il brutto tempo, i tedeschi colgono gli americani completamente di sorpresa, costringendoli in pochi giorni a una ritirata precipitosa. Il successo nazista appare imminente. Benché schierino solo 150 Königstiger, la loro fama supera di gran lunga l'impatto di quel numero. All'inizio della battaglia delle Ardenne, quando il Königstiger fu usato contro le truppe americane, gettò tutti nel panico. Gli americani non avevano mai visto niente del genere. Vennero colti completamente di sorpresa. Credevano di trovarsi su un fronte tranquillo e un attimo dopo ecco quell'enorme mostro calare su di loro. Erano scioccati. Ci volle un po' prima che si riprendessero dallo spavento iniziale. I tedeschi scoprono presto, però, di aver commesso un grave errore tattico nell'usare il Königstiger in quell'offensiva, nonostante la sua letale potenza distruttiva. A causa delle sue dimensioni, infatti, non è adatto alle manovre rapide attraverso le strade strette e il terreno scosceso e boscoso delle Ardenne. I Super Tigre dovevano muoversi in mezzo alla melma, alla fanghiglia, alla neve. Inoltre, siccome erano così grandi, i ingegneri tedeschi dovevano costruire ponti speciali oppure trasportarli su zattere. Questo rallentava il loro ritmo d'attacco. Quando l'equipaggio di un Super Tigre resta senza carburante e munizioni, deve farsi strada combattendo a piedi, ma solo dopo aver distrutto il proprio mezzo per non farlo prendere al nemico.
La natura disperata della controffensiva delle Ardenne diviene chiara nell'episodio del brutale massacro nei pressi di Malmedy da parte delle SS di 77 prigionieri americani disarmati. Dopo la guerra, 80 ex soldati delle SS saranno perseguiti per omicidio. I tedeschi tentano di mantenere l'iniziativa e reimpiegano i Königtiger rimasti per la città di Bastogna, già circondata durante la precedente offensiva. La decisa resistenza americana fa sì però che Bastogne non cada. Si combatte infatti una dura battaglia per questa posizione strategica e neppure il Super Tigre riesce a rovesciare la situazione. Con il miglioramento delle condizioni climatiche, la superiorità aerea degli alleati decima i corazzati tedeschi, compresi i Super Tigre. Con la sconfitta di Hitler nelle Ardenne, i Tigre combattono la loro ultima grande battaglia e perdono. Mancano solo poche settimane alla disfatta della Germania. I pochi Tigre rimasti dell'arsenale sempre più ridotto di Hitler sono impiegati soprattutto sul fronte orientale. La guerra era persa e lo sapevamo tutti. Volevamo solo tenere i russi il più lontano possibile dalla frontiera tedesca. Era il nostro unico obiettivo. Negli ultimi 2 anni di guerra i Panzer combattono bene nelle grandi battaglie sul fronte occidentale e su quello orientale. La loro abilità e la loro disciplina, anche di fronte alle situazioni disperate, spingono al limite gli alleati. Si tende a sottovalutare la bravura dei tedeschi e di conseguenza a sottovalutare anche la nostra bravura. Per tutta la sua vita operativa, il Tigre è inviato in ogni situazione critica e i suoi equipaggi combattono su ogni fronte. Le sue imprese in battaglia diventano leggendarie. Non avrei voluto combattere in nessun altro carro armato che non fosse il Tiger. Era migliore in tutto, rispetto a ogni altro veicolo che avevamo a disposizione. Il Tiger era il carro armato migliore. Aveva dei difetti, certo, ma erano poca cosa. Far parte dell'equipaggio di un Tiger, esserne il comandante, fu senza dubbio il momento più alto della mia carriera militare. I tedeschi non sono in grado di produrre un'arma così sofisticata in numero sufficiente a salvare il Terzo Reich. Eppure, nonostante la sconfitta della Germania nazista, la fama del Tigre resta intatta. Nella Seconda Guerra Mondiale, il Tigre fu assolutamente superiore allo Sherman M4 americano e al T-34 russo. Ne vennero prodotti però solo 1.300, numero irrisorio. Rimarrà comunque uno dei migliori mezzi da guerra della storia.